Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Quattro Chiacchiere con la nostra ospite di oggi, sarà la dottoressa Ameya Canovi, e parleremo della famiglia, che può essere sia una croce che una delizia, perché Ameya ha appena pubblicato questo nuovo libro di Troppa o Poca Famiglia. No, rido perché io devo ancora leggere l'altro di Ameya, ho qualche resistenza. Allora, fatemi invitare la dottoressa Canovi. Eccola qua. La persona che devo invitare, eh? Com'è intelligente. Ora ha funzionato subito. Buongiorno, carissima. Eccoci qui, ditemi se mi vedete, se mi sentite. Molto bene. Molto bene, ti Ciao vediamo. Elena, Molto bene, ciao ci Elena. sentiamo. Aspetta che Ciao. pulisco l'obiettivo perché spesso è a di ogni e Sì. quindi. Come stai? Io sto bene, piove da 15 giorni qui da noi e questo è, non possiamo farci niente se non cercare di fluire con quello che accade. Sì, un sacco di disastri sta facendo quest'acqua. No, Lì da te piove? qui per fortuna non ha piovuto tantissimo, cioè ha piovuto ma non tantissimo. Neve? Si è fermato, c'è stata anche una giornata di sole l'altro ieri, bellissimo, una giornata stupenda. E quindi non ci sono per adesso E c'è danni. neve lì? Su ha nevicato, sì. Sì. Poi vabbè, si scioglie subito, però ha nevicato, ma tipo 15 centimetri, così Wow! bello. Sì. Sai che io vengo a fine mese, ci vediamo per un tè? Ma fine mese esattamente quando? Settimana prossima già? Il 28 è già. No, quella dopo. Super, che bello, Allora, non vedo l'ora. eh sì, allora, di che cosa parliamo, Elena, oggi? Di troppo o poca famiglia? Problema in entrambi i sensi, immagino. E certo, perché crea lo stesso danno, il troppo e il poco crea lo stesso danno in generale nella vita. Se tu lavori troppo, come tu ben sai, Io. hai gli stessi danni di se non lavorassi, perché poi non ti godi niente, non hai il tempo nemmeno per così godere degli eventuali guadagni. Perché passi tutto il tempo, oppure li spendi in medicine, in dottori, a I far quegli studi terapeuti, in quelli terapia. sicuro. Sì. E quindi questo è. Ma Amelia, prima di cominciare, ti andrebbe di dirci chi sei, che cosa fai e perché lo fai? Perché lo fai sembra una canzone. Allora, mi chiamo Ameya Canovi, sono una psicologa di sostegno, non sono psicoterapeuta, sono un dottore di ricerca, ho fatto ricerca per 4 anni e mi sono specializzata in altri ambiti, soprattutto sulle relazioni, anche se ti devo dire che ultimamente mi stanno contattando tantissimi per i problematiche sul lavoro, perché sempre di relazione è, mi piace tantissimo aiutare le persone non so, quando hanno un blocco sul lavoro, oppure i team di lavoro su lavorare meglio, lavorare col flow. E questo lo porterò nelle aziende, mi stanno chiamando nei team di lavoro, che è la seconda parte del primo libro che si chiama Di troppo amore, quello rosso ciliegia. E quindi io mi occupo di relazioni principalmente, di benessere psicologico, non posso dire di benessere fisico perché lì devo imparare ancora tante cose. L'ho spiegato anche nel mio libro, sai, tutto il problema del corpo, di che cosa ti dice la famiglia sul tuo corpo, è molto importante, poi se vuoi dopo ne parliamo. Quindi io ho una Volentieri. pagina che si chiama Di troppo amore su Facebook molto seguita, un profilo Instagram Ameya Canovi e lavoro
online da 8 anni. Sono stata una delle prime in Italia perché, essendo specializzata in dipendenza affettiva, quando in Italia ci sono molto poche figure, no? Che si hanno riconosciuto quel tema come problematico, come dipendenza e non come amore infelice. E quindi ho iniziato 8 anni fa a lavorare online, lavoro in presenza, faccio gruppi, faccio giornate di lavoro. Ma ho, come dico spesso, non con persone che non conosco perché sono lavori delicati quelli di gruppo e quindi voglio conoscere le persone, voglio vedere se sono adatte a un lavoro di gruppo, se sono pronte. Quindi ci sono queste famose consulenze che però sono sempre piene perché adesso presentando anche il mio secondo libro in giro per l'Italia. Sono sempre così ho poco spazio, non prendo pazienti nuovi da anni perché non ho tempo per i percorsi, no, settimanali, quindi ho pensato a questa formula, ho tenuto i miei pazienti storici e ho pensato a questa formula della consulenza unica a spot, quando ho tempo, quando riesco, metto qualche slot e quindi scrivetemi se siete interessati, scrivetemi in direct. Questo è quello che io faccio. Per la descrizione del lavoro in presenza, un po' sul sito, ma non lo pubblicizzo tanto perché appunto preferisco farlo con persone che già conoscono, poi sono persone che ritornano e pian pianino, magari con le consulenze, faccio queste domeniche dove faccio lavoro di esercizi sistemici, gestaltici, no? È molto bello. E quindi questo è quello che io faccio. E giro l'Italia per presentare il mio libro. Brava, giri proprio tanto, eh? E perché sono tanto richiesta, Che cioè il tema, bello! non perché sono io, perché il tema richiama davvero, il tema ha riscosso tanto interesse, perché i due libri sono complementari, si uniscono uno all'altro, perché se vuoi capire le tue relazioni devi capire la tua famiglia, e se vuoi capire la tua famiglia guarda che relazioni hai. Le mie non fanno una piega, nel senso sono uguali, comunque Tutto tutto torna, bene. tutto torna, vero? Sì, mamma mia, sì. Ma allora, ti andrebbe di iniziare subito con quella cosa che mi sembra molto interessante, cioè il corpo e la famiglia. Dico Ah, certo, anche perché sì, io così è riprenderei col legato a Liz lavoro. Ferrer e poi da lì andiamo. Io intanto ti ringrazio per il lavoro di divulgazione serio che fai. È molto apprezzabile perché tu non fai da terapeuta, tu inviti persone esperte. Questo guarda, lo apprezzo perché ormai sul web sono tutti psicologi, tutti dicono agli altri come devono vivere e tu invece inviti fior di, non perché hai invitato me, perché vedo con chi fai le dirette. Quindi sono molto grata di questo. Leggo, do il tuo profilo e dico: guarda, segui lei perché invita la creme degli studiosi, tutte persone che fanno ricerca, che leggono gli studi, anche tu li leggi. Questo è molto importante. Chiusa questa parentesi, corpo e famiglia. È in famiglia che noi riceviamo i primi messaggi di chi siamo o di chi non siamo. Ci viene rimandato ci vengono rimandati i codici di sopravvivenza. Come fare a stare al mondo lo impariamo in famiglia, anche attraverso strategie di coping, si chiamano, no? Strategie di fronteggiamento, anche disfunzionali, perché in alcune famiglie l'alcolismo è una soluzione. So che è un'affermazione forte, ma laddove ci sono livelli talmente alti di infelicità, la malattia, la dipendenza è un tentativo di fronteggiare quello che hai dentro. E perciò questa è la premessa. Riceviamo codici, messaggi, copioni, istruzioni per l'uso, mandati nel libro, no? E parlo del mito familiare, dei mandati personali che ci sono, e questo anche sul corpo. Quindi è il tuo corpo che viene visto
come persona. Quindi sei grassa, sei brutta, sei troppo magra. E ti viene rimandato e tu cominci a dire: io sono quella roba lì. Noi non siamo il nostro corpo, ma il corpo è la prima comunicazione col mondo. Se ci pensi, il nostro corpo è ciò che comunichiamo al mondo. Scusatemi, è venuto Il a furia di rantorino, parlare. che Parlo fastidio. in continuazione. Noi capiamo, diciamo attraverso il corpo, riceviamo attraverso il corpo, è il nostro passaporto, e questo io lo analizzo nel libro. Lo analizzo raccontando che per un anno io ho girato l'Italia presentando il mio primo libro di Troppo Amore, quello rosso. E a un certo punto, se tu viaggi tanto, l'intuizione che ho avuto è: qual è il mio posto? Quando tu viaggi, tu devi stare attenta al treno, al binario, e quello diventa la tua realtà. L'orario del treno, il vagone, il seggiolino e la tua stanza d'albergo. A quel punto lì, qual è la costante che unisce sempre tutto questo nel viaggio? Sei tu col tuo corpo e la tua valigia. E prima ancora della valigia ci sei tu, che sei valigia di te stesso, dei tuoi pensieri, delle tue emozioni, del tuo stato di salute. E siccome faceva tantissimo caldo l'estate scorsa, io ho patito le pene dell'inferno. Il sudore è un messaggio del tuo corpo verso il mondo, no? È qualcosa che il corpo ci dice sta succedendo, c'è un troppo caldo, c'è un troppo movimento. Ho bisogno di buttare fuori, e io personalmente ho il tabù del sudore. Quindi ho fatto tutte delle pensate molto interessanti che ho condiviso nel libro. Il corpo ci dice tante cose di quello che ci stiamo vivendo se noi lo ascoltiamo. Il problema qual è, Elena? Che nessuno ci insegna ad ascoltare il nostro corpo, e quindi noi ascoltiamo le voci: sei troppo qualcosa, sei troppo poco, mangia di più perché sei magra che fa schifo. A me è stato anche detto quello: pensa che onta. A un certo punto nella mia vita, verso i 20 anni, ho avuto un problema di salute ed ero troppo magra, non perché volessi, non riuscivo a ingrassare. E guarda che anche quello è: fai schifo, sei troppo magra. Oppure sei troppo grassa. Insomma, sto corpo non va mai bene. Dobbiamo sempre avere, no, questa cosa che se il corpo non è in quel modo, non vado bene io, ma noi siamo tanto altro. È vero che il corpo è la nostra casa. È vero che il corpo racconta, perché per me siediti a una stazione, e io sono stata seduta tanto tempo, a guardare la folla che passa, e le persone sono dei libri, dei racconti, delle serie Netflix. Tu guardati in giro, le persone col corpo ti dicono se hanno paura, se hanno vergogna, se si sentono in colpa. Tutto questo lo portiamo scritto nel volto, lo portiamo scritto nella postura, lo portiamo scritto come noi stiamo col nostro corpo. E come bisognava essere, se nella tua famiglia c'era il tabù del cibo, il tabù del troppo grasso, noi poi questa roba la passiamo ai figli. E una madre che non si piace darà alla figlia il messaggio: tu non mi piaci, perché spesso mamma, soprattutto figlia femmina, fa fatica una madre a viversi distinta dalla figlia. Questo bisogna saperlo, perché altrimenti noi ce l'abbiamo con la nostra mamma. Se noi sappiamo come funziona la psiche materna, è molto difficile vedere il figlio come altro da sé. Quindi, se io dico a mio figlio: cosa mangi? Smetti di mangiare, lo sto dicendo a me stessa. E questo non si sa, no? Uno pensa che la madre sia crudele, ma la madre non ha
ancora fatto quel passaggio difficilissimo per una madre di considerare il figlio persona altro da sé. È chiaro questo passaggio, io cerco di spiegarlo nel libro. Quindi molte volte la madre parla col figlio come se parlasse al suo dito mignolo, al suo pollice, alla sua mano, e quindi non sente l'insulto, non sente la denigrazione perché la sta facendo verso di sé. Capito. Sgridando te, sto dicendo a me che non mi vado bene. Ma una domanda mi viene da farti. Facciamo un esempio. Parliamo, allora, le persone, no, diciamo che ci sono le persone magre, troppo magre, le persone normopeso e le persone sovrappeso, no? Come diciamo gruppi. Una persona troppo magra o in sovrappeso, cioè le persone, per esempio, in sovrappeso, quel sovrappeso viene tutto da una stessa problematica della famiglia, mi No, chiedo. Ah, ogni ok. grasso ha un nome. Il grasso e il magro anche va interpretato nella storia personale. Sarebbe superficiale e banalizzante dire, ok, se sei grassa hai un problema con la madre. Quello che abbiamo detto fino adesso è che il messaggio, il primo messaggio sul nostro corpo lo riceviamo in famiglia, poi nei cerchi esterni, la scuola, no? Tutto il bullismo, non bullismo, l'apprezzamento esterno. Ma in famiglia ricevi messaggi sul tuo corpo, punto. Ricevi messaggio sul cibo. Il cibo è buono, il cibo è cattivo, il cibo fa male. Quindi dobbiamo partire da questo. Dopodiché, nella vita personale, io non mi occupo di disturbi alimentari e mi occupo di relazioni, anche se nel libro di Troppo poca famiglia racconto di una mia paziente che era obesa ed è venuta da me e io ho detto io non mi occupo di questo, abbiamo scoperto che il suo essere così sovrappeso aveva tutto un irretimento con la prima moglie del padre. Lei la giudicava ed è diventata uguale. Quindi avevo un aspetto psicologico interessante, io l'ho seguita per quello, perché non era un problema di cibo, punto, un problema di cibo che dietro aveva una storia familiare. Questo è molto interessante. Dopodiché, ogni persona in quel sovrappeso, in quella magrezza eccessiva, sta dicendo al mondo qualcosa. Voglio sparire, voglio nascondermi, voglio proteggermi. Io questo ormai non ne faccio mistero, l'ho raccontato, è una cosa non gravissima. Mi sono resa conto che a 60 anni ho messo su in un anno 15 kg l'anno scorso. E ho capito, analizzandomi anche con l'aiuto dei miei terapeuti, che soprattutto nelle spalle era come se io volessi reggere questo ammasso di successo che mi era venuto addosso e io ho preso paura e mi sono un po' imbottita. Poi, chiaro, l'età, la vita sedentaria, cioè non c'è solo l'aspetto psicologico. Però poi quando io l'ho capito, li ho persi. Perché ho detto, ma io posso non aver paura, no? Quindi va interpretato, a volte noi ci nascondiamo dietro, vogliamo sparire o dietro al grasso, o dietro una magrezza. Ma il grasso è anche un'imbottitura per non sentire qualcosa. Nel mio caso, Dio, la paura di dire adesso tutta questa gente cosa vuole da me? Sarò all'altezza, perché non pensate che uno psicologo ha risolto tutti i suoi problemi. Chiaro, io mi occupo di dipendenza affettiva. Se stessi in una relazione disfunzionale dove vengo picchiata dalla mattina alla sera, non sarei credibile. Io sono in pace con la mia vita, 98%. Poi capitano delle cose improvvise, tipo avere un successo inaspettato a 62 anni, non è che poi sono diventata Mina, però rispetto alla mia vita di campagna, dove io ero già realizzata, avevo già il mio lavoro, doversi esporre così prendi paura e a volte mangiare tanto è anche concedersi il piacere della vita, un troppo, no? Ogni troppo. Ti fa sentire, ti dice qualcosa. Perché mangiavo di più del dovuto? Perché avevo bisogno di nascondermi? Perché c'era un troppo, una troppa esposizione. Se c'è un troppo lavoro, se sei subissata di richieste, a volte il cibo diventa uno strumento per abbassare l'emozione, come il fumo, come l'alcol. Grazie.
Quindi se noi sappiamo queste cose, non è che le risolviamo, ma intanto cominciamo a dare un nome a queste cose. Certo. C'è bisogno di un aiuto psicologico, nessuno ce la fa da solo, gente. Cioè, non pensiamo di risolvere le nostre cose da soli, perché qua dietro i capelli, dico sempre, non riusciamo a tagliarceli da soli, non vediamo, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a vedere, perché quando ci sei in mezzo, senti che c'è un'attivazione emotiva, c'è un volume alto che tu cercherai di abbassare in un qualche modo, c'è un disagio indifferenziato, finché non trovi il modo di dargli un nome. Bel casino. Senti, vorrei farti una domanda che ci hanno fatto subito all'inizio, no? Giusto per entrare nel tema famiglie, mamme, eccetera. Aspetta, dov'è? Perché era molto bella. Ah, sì, allora, adesso la trovo, ma ecco, ho una figlia che ha il terzo anno all'università. Mi dice che io l'assillo perché magari le chiedo di rispondermi se le scrivo un messaggio. Oppure di mettere la spunta al suo cell. Troppo? Sai, la Al spunta blu. terzo, sì, al terzo anno di università, a questa mamma, intanto grazie per ricordarcelo che qui c'è una di troppa mamma. Al terzo anno di università la figlia sta cercando di fare questo, no? Cioè di mettere un attimo un confine. Cioè una volta che sappiamo che i nostri figli stanno bene di salute, li dobbiamo lasciare alla loro vita, perché questo mi dice della figlia che è in difficoltà perché deve proteggersi da un'intrusione, ma questa mamma magari non ha ancora completato lo snodo dello sciogliersi, cioè di pensare che la figlia è adulta, non ha più 8 anni. E quindi com'è la vita di questa mamma? È un po' vuota, non ha interessi, non ha passioni, vive attraverso una propria figlia? Pensiamoci. Ma scusa, nel senso, allora la spunta del cellulare, ok, va bene, sono d'accordo. Però se io mando un messaggio a una persona, poi bisogna vedere dopo quanto le risponde, perché magari è a lezione, eccetera, eccetera. Però se mando un messaggio, oppure tu dici sì, però sai, magari poi ci sono quelle persone che ti scrivono troppo spesso La e ti figlia senti quasi ha controllato. usato un'espressione, ha detto mi assilla. Quindi c'è un di troppo e quindi devo rinegoziare la distanza. Cioè, se io devo proteggermi cioè sento che c'è un troppo. E quindi la giusta distanza, che è? Cioè, se hai bisogno sono qua. Soprattutto per un figlio adulto. E lasciare che sia l'altro che venga a cercarti, perché se c'è un di troppo, l'altro deve segnalare un di troppo poco, cioè sparisce. La giusta distanza include il rispetto del mio confine e del tuo, sia quando parliamo di corpo, che quando parliamo di cibo, che quando parliamo di psiche. Ma Ameia, ma come si fa a capire qual è il giusto equilibrio? Guardi la risposta dell'altro, c'è una figlia che ti dice ti assilli, mi assilli, va tenuto in conto. Se l'altro ti dice guarda, per me è troppo, allora lì devi, e tu dici per me è troppo poco, allora lì dobbiamo vedere con chi ti sei messa, perché stai lì, perché vuoi cavare sangue da una rapa, ad esempio, perché insisti dove non ce n'è, che cosa del tuo passato vuoi aggiustare, perché la mia prospettiva è sistemica e quindi in prospettiva. Quello che tu fai nella relazione nasce qua dietro e tu cerchi di aggiustarlo. E la gente questo fa una fatica a capire, pensa che è lui che è cattivo. E io ho bisogno, poi cominciano a tirare fuori tutte le solite frasi. E io non mi basto. Ok, siamo animali sociali, ma se lui non ti risponde per un'ora e tu ti viene un attacco di panico, c'è qualcosa che non va in te, non in lui. C'è un'incapacità tua di stare sospesa, di stare nel senza. E quindi quello che ti suscita l'altro deve servirti per interrogarti su di te.
quello che ti suscita l'altro deve servirti per interrogarti su di te. Quindi facciamo magari, non so, un esempio, se l'altro mi fa sentire, cioè, non so, adesso questa figlia che non risponde, no? Allora la mamma magari si preoccupa, no? E quindi questa preoccupazione, tu dici, è un segnale rispetto alla mamma, come si sente la mamma con se A me stessa. questo mi dà, la figlia ha espresso ha detto c'è un troppo, mamma, mi assilli. Allora, a quel punto l'ansia che io sento perché mia figlia non mi risponde tutte le volte che voglio, mi deve fare riflettere su di me. E io andrei subito sulla madre, com'è la vita di questa madre? Che c'è un disturbo. Troppa madre, poi in un periodo evolutivo che è fuori tempo perché la figlia all'università, cioè avrà 23 anni, 22, e a 22 anni tu sei un adulto, se fosse già fuori casa con un figlio. E pensare ai figli adulti è molto difficile per la mia generazione. Io ho definito i vari tipi di madre nel libro di Troppo Poca Famiglia, io mi sono riconosciuta, io che dico queste cose sono una mamma elicottero tendenzialmente, no? Cioè. Una madre elicottero che ti va sempre a salvare, una rescuer. Quindi vai a salvare, vai a salvare. E ho proposto l'immagine della madre semaforo, che vuol dire che io rispetto il tuo semaforo, Elena, quando c'è il rosso mi fermo. E una figlia che dice mi assilli, mette il rosso. E la madre semaforo è in grado anche ascoltandosi di dire adesso ci sono, adesso non ci sono. E questo deve essere, no? Ascoltato, sono disponibile, non sono, perché ci sono tutti questi stereotipi della madre infinitamente disponibile, ci sono sempre. E la figlia dice sì, un po' troppo però, fatti una vita. Da questa ragazza che dice mia figlia ha scambiato il ruolo, la mamma, io sono una figlia, legga, la prego, tutti e due i libri entro sera, perché questa inversione di ruoli fa male a lei e fa male a sua figlia. Vedi quanta gente che non, quanti di noi, io mi ci metto dentro, non sappiamo e scambiamo sta roba per normale. Far fare un figlio. Titi ci dice che è una mamma mania del controllo. Il controllo è la più grande barzelletta. Cosa controlli? Cosa controlli? Piove da 15 giorni, ci entra l'acqua nelle orecchie. Cosa controlliamo? Io devo controllare l'alimentazione. No, non è col controllo, è con l'impegno. Io mi impegno per la mia salute. Ha un sapore diverso. Mi impegno per che voglio star bene, non mi controllo. Cosa controlli? Che quando perdi il controllo poi mangi sette torte. Però è veramente un casino a me, sta roba qua. Cioè, io non ho figli, però sono figlia e chiaramente avendo lavorato tanto su di me mi rendo conto, cioè, mentre magari quando ero più giovane, che ero adolescente, ero arrabbiata con mia mamma e con mio papà per quello che non mi avevano dato rispetto a quello che io pensavo fosse giusto, no? Perché poi crescendo invece ti rendi conto che insomma intanto ognuno dà quello che riesce a dare, perché se uno non ha imparato a fare una cosa come fa a farla? E poi, cioè magari per una persona una cosa è giusta, e cioè questa roba del giusto e dello sbagliato, no? Cioè è difficile perché facciamo un esempio, io sono una che se ti vedo in difficoltà vengo da te e ti chiedo. Che cos'hai? Hai bisogno di una mano? Posso fare qualcosa? Magari tu mi dici no, non ho bisogno. Io però vedo che magari potrei aiutarti in quella cosa e la faccio lo stesso, no? Aspetta, che invadenza, Sì, Elena. lo so. Adesso ho capito. Io l'ho sempre fatto, no? E invece ci sono persone. E quindi per me quello per me era il mio giusto e quello che avrei voluto ricevere dagli altri. Poi sono cresciuta e invece mi sono resa conto che no, a parte che era invadente, però cioè, se una persona ha bisogno, viene e ti chiede, da adulti, se una persona ha bisogno, viene e ti dice guarda, ho bisogno, mi dai una mano?
E per esempio mia mamma è quella lì, mia mamma è quella che sta lì e se tu hai bisogno glielo chiedi, lei, perché per lei è invadente venire a chiederti, capito? Solo che quando ero piccola, cioè, no, sei un po' stupido quando sei piccolo, no? Cioè non le capisci certe cose, sei ancora inesperto, ecco. E allora via di giudizi. Sì, ma Elena, ascolta, tu hai studiato tanto sull'alimentazione e poco sulla psiche, come funziona la psiche, ma non è una tua colpa, uno mica deve essere imparato su tutto, no? E sapere come funziona la psiche ti dà modo di camminare sul mondo con degli strumenti in più, perché dire, andare a sbilanciare la relazione. Affogarla come fai tu, che nasce da un pensiero di mia madre, non lo faceva io meglio. Tutto il libro di Troppo poca famiglia porta a una riconciliazione interiore con le proprie figure genitoriali, con il proprio albero, perché altrimenti noi commettiamo una sequela di errori, ma di errori, ma di cose. Proprio come dire, no, mi mangio una torta a colazione perché mi piace. E uno che sa come funziona l'insulina dice ti stai suicidando. La stessa cosa si fa con le relazioni. Prestare soldi a un uomo, ti mantengo io, faccio io, ti aiuto io, vado io a lavorare per te. Quello è il segreto per far fallire una relazione. Ma bisogna aiutarsi se tuo figlio in una relazione in base a quello che ricevo, do. Altrimenti, se tu la sbilanci in questo modo, è un suicidio relazionale. E se non la vuoi capire, te lo spiegherà l'altro, che comincerà a difendersi dal tuo troppo dare. Comincerà a. Quindi, cara Elena, non solo insulina, impariamo anche come funzionano le relazioni e le dinamiche familiari che noi ci portiamo dietro. Questo atteggiamento di io migliore di mia madre, sai, io lo No, dico no, ma io francamente. non ho mai detto questo, eh. Cioè, non ho Però mai detto alla io fine migliore, ho detto che cerchiamo di io sono fare. diversa da lei, cioè nel senso, e quando ero piccola per me il suo comportarsi era sbagliato. Poi chiaramente crescendo mi sono Non resa siamo conto. diverse, Elena. Rifacciamo la stessa zuppa 2.0. Come fai a dire sono diversa se io vengo da lì? Io sono metà mio padre e metà mia madre. Di default sono i miei modelli familiari e solo se io capisco come li sto reinterpretando, io potrò aggiungere il mio pezzo. Altrimenti io replicherò in maniera inconsapevole una zuppa 2.0. Uno dice: no, ma io sono diversa da mio padre, io sono diversa. Ma cosa sei diversa? Sei metà patrimonio di uno e metà patrimonio dell'altro. Questo è il punto di partenza. Se non riconosciamo che cosa mi porto nel mondo di loro, perché li ho assorbiti. C'è anche uno psicologo famoso che dice che noi non c'entriamo niente. Con la nostra famiglia. Ecco, se vi piace questo detto, seguite lui, non me, perché io dico tutto il resto. Come puoi pensare di essere diversi da dove hai visto la gestione dei soldi, la gestione del lavoro, la gestione dell'amore, la gestione del cibo? Noi abbiamo imparato quella roba lì. Poi, se non ci piaceva, diciamo a un certo punto io sarò diverso, io mi sento diversa. In realtà, io sono uguale, non me ne accorgo. E questo è il primo passo da ricordare, da vedere, no? Come tu reinterpreti nella tua vita. Perché se c'era una madre infelice, io facilmente reinterpreterò la sua infelicità in un altro modo. Però scusami, nel senso, facciamo un esempio, no? Cioè, è vero che io vedo una cosa crescendo, però quella cosa lì, cioè, io non sono obbligato a comportarmi in quel modo, perché magari è un... Facciamo l'esempio dell'ordine del disordine, che è una cosa semplice, no? Cioè, magari uno cresce in una casa disordinata,
quel disordine non gli piace, non lo fa star bene e impara a diventare ordinato. Wow, e guarda te, avrà un disordine interiore fotonico. Perché? Perché è sistemico, dove tu per reazione dici no, voglio mettere tutto in ordine, perché i miei erano così e mi dà fastidio. Le tue domande, Elena, mi piacciono tantissimo, perché tu ne interpreti proprio l'ingenuità, il soggetto ingenuo, che in ricerca si dice quello che non sa. Cavolo di come funzionano le cose. Potrei fare la stessa figura se tu mi interrogassi sui valori del colesterolo buono e cattivo, no? E io, se sto reagendo a quel tema della mia famiglia, io quel tema ce l'ho dentro, invece che agirlo così, lo agisco così. Però se io sono una persona che stiamo facendo, è vero, siamo tutti Elena, me compresa, io sono Elena in altri settori. Se sono in un percorso di consapevolezza e mi dà fastidio qualcosa del mio sistema, la persona che è in un percorso dice: perché mi dà così fastidio? E dove io sono così? Allora lì siamo già scesi di un gradino di profondità. Dove Cioè, io sono disordinata? non è Dove sono? sufficiente cambiare il comportamento, cioè passare dal disordinato all'ordinato, cioè ci vuole, diciamo, una presa di Allora. consapevolezza. Io posso anche mangiare il salame dalla mattina alla sera, non è necessario che io sappia che il salame fa male, ma se io voglio capire come funziona l'alimentazione, vedere cosa fa nel mio corpo, tu mi hai sgridato perché dentro una brioche c'era una roba che io neanche avevo letto e Elena ha fatto le crisi isteriche perché è il suo settore e io ero ignara, quindi le cose si sono ribaltate, no? E io dico, beh, Era io non tutto posso mangiare. glutine la brioche della dottoressa Canovi, solo glutine, ma No, secondo me tante proteine. era anche peggio del glutine, era una roba ancora peggiore che non mi ricordo. Però, per dire, no, se tu non conosci come funziona la tua psiche, che fa una reazione, fa una formazione reattiva, un meccanismo di difesa. Qui approfondiamo ancora in modo più scientifico, no? Mettiamo da parte lo scherzo, cioè io sto reagendo a quella roba rovesciandola. Nel libro blu la spiego com'è la formazione reattiva, si chiama. Quindi il fatto che io debba reagire al disordine di mia madre, se io sono in un percorso di consapevolezza, mi posso chiedere, ok, dove quella roba lì è mia? Io sono ordinata, non è mia, io sono diversa. Magari dentro un disordine emotivo. Che cerco, che va, che non, di cui non mi prendo cura perché penso che basta mettere a posto la libreria, io sono già a posto, sono già diversa dai miei. Capito come funziona la psiche? Devo vedere se sto reagendo. Anche Ho perché capito. poi nella famiglia, se tu guarda che qualcuno l'ha letto, tutti ti stanno dicendo leggi sti libri, Elena, ma Elena ha un meccanismo di difesa, c'ha paura, ma io come me di fare la dieta chetogenica, di stare senza le mie brioche. E quindi ognuno ha i suoi Ecco, la tempi dieta e c'è rispetto. chetoesogenica, fatela fare dalla Manuela, che è lei, quella che legge Elena e leggi sti libri, dai, no? Che ha scritto questo. Ognuno ha Tra l'altro i suoi lei, tempi. no, perché ti spiego, lei è quella che voleva venire Non da te possiamo in svelare queste consulenza. cose, il segreto professionale, Elena. Cioè, lei è la mia amica No, che. perché è lei che ti ha chiesto, no? Di Sì, ma tu mettere, che non puoi voleva... dire che un'altra vuole fare la consulenza, perché viola il segreto professionale. Ma scusa, ma tutte vogliono fare una consulenza con te, Amelia? Cioè, non sto sviolando nessun segreto. Cioè, ragazze, facciamo un sondaggio. Se voi poteste fare una consulenza con la dottoressa Canovi, lo fareste? Dai.
L'Elena sarà simpatica, io l'adoro perché è disarmante. Tutti ridono, Comunque, guarda ma che stanno aspetta ridendo. un secondo, però Mia, c'è una domanda importante, no? Aspetta, importantissima. Doc, però, se siamo uguali sempre, come si interrompe la catena? Lo dico nel libro. Quando tu capisci che cosa stai replicando, l'ho detto anche prima Elena, allora puoi aggiungere il tuo pezzo. Se non capisci come funziona il meccanismo, non sai quale parte aggiungere di innovativo e andrai a... Guarda che c'è anche la mia amica Daniela, che è diventata una tua fan, ha comprato tutte le tue robe, tutta la tua... Io ho incioccolatato tutta l'Emilia, eh. E quindi ti dicevo, Elena, che solo se io capisco come funziona il passo di danza del balletto a cui io partecipo in maniera cieca, allora io potrò proporre un movimento diverso, ma da uno spazio di consapevolezza. Se io non so niente, appunto dico, beh, e loro erano disordinati, io sono ordinato, sono a posto. Vai a vedere dove ce l'hai tu il disordine, perché se è sistemico, da qualche parte, e se ti dà così fastidio, c'è un'affermazione nel libro un po' hard, l'altro non esiste, è tutta roba tua. E lì entra in ballo il discorso dello specchio, che è un esorcismo. È capire lo specchio è peggio dell'esorcismo. Sì, cioè, vedi che c'è gente che ha letto bene il libro e cita addirittura gli esempi. Ed è proprio così, capire se qualcosa mi dà così fastidio. In generale, adesso, se una cosa mi disturba così tanto, è quello che dicevamo prima, quello che ti suscita l'altro deve servirti per interrogarti su di te. E questa è l'essenza dello specchio. Dov'è che io sono, Elena? Io non sono infastidita, sono divertita così dall'atteggiamento naif che ha Elena nei confronti della psiche. Io lo riconosco che sono così nei confronti dell'alimentazione, non ho una conoscenza approfondita, mangio a caso, mi piace, lo mangio, poi mi faccio dei danni, capito? E la stessa cosa succede con chi non sa come funziona. Capire lo specchio che va alla dieta keto, fantastico. Adesso questa ci devo pensare, me la scrivo perché ci devo pensare. Però nel libro, tornando serio, dico, l'altro non esiste, è tutta roba tua. Quando mi dà fastidio, perché io posso essere in pace sul fatto di non sapere niente di come funziona la glicemia, il colesterolo, cioè non posso sapere tutto e sono in pace. Se mi dà fastidio, è una roba mia. Sì, certo, questo ce lo dicono sempre da tanto tempo, no? Che se ti dà fastidio è perché è una roba che riconosci, giusto? È questa, cioè, perché è una cosa che hai anche tu dentro, giusto? Sì. Se ti dà fastidio, più ti dà fastidio, più io, se sono una persona in un percorso di consapevolezza e voglio conoscere come funziona il meccanismo proiettivo della psiche, qua stiamo parlando di psiche, come funzionano le proiezioni, io devo andare a vedere che cosa quella persona lì specchia di me. Ed è difficilissimo perché, ad esempio, parlando di relazione, che è il mio tema, una persona mi viene a dire: lui non mi dà niente. E Elisa scrive: la cipolla che dice all'aglio che puzza. È proprio così. È il tema dello specchio. Bello, che bell'esempio. Calza, calza. E Elisa viene dall'Aquila, si vede che lo dicono in Abruzzo. Quindi, se l'altro non mi dà niente e io dico, ma io do tantissimo, dov'è lo specchio? Occhio, lo specchio ti si rivolta contro. Dov'è lo specchio, Elena? Perché chi lo sa? L'Elena si pente, fa le dirette con me perché mi vuole bene. Passo alla prossima domanda. Lei mi vuole bene, ci siamo simpaticissime, poi ogni volta che fanno diretta come si pente, si No, vede nella allora, faccia. no, non è che mi pento, che sono toste. Allora, forse lo specchio è
che l'altro mi dà quello che io do a me stessa. Esatto, perché io non do niente a me. Quindi vedo nell'altro qualcosa che è mio, che è il mio disamore verso di me. Brava. Ma e probabilmente mi scelgo proprio quella persona lì, giusto? Esatto. Perché. Bravissima. Quindi l'altro non c'entra a un certo punto più niente, no? Cioè Certo. dopo il dito cala e allora se io, ripeto, sono in un dialogo costruttivo con me, vado a dirmi perché io mi do così poco e vado a chiedere dove non ce n'è? Perché cerco il sangue da una rapa? Rende? Senti, Amelia, c'è un messaggio che ti piacerà tantissimo. Aspetta, te lo leggo. Aspetta un secondo. Allora, dov'è? Ah, qua. Roberta, preparati. Io li ho regalati a mia figlia i tuoi libri, così mi aspetto che mi dirà dove ho sbagliato, forse. E glielo deve dire la figlia, cos'è la maestra, la figlia, la psicologa? Perché andare a vedere, andare a leggersi da soli i libri e poi interrogarsi su di sé. E poi la figlia spero che li legga per sé, non per andare dalla madre a dargli un feedback, perché guarda, no? Come noi non vediamo l'altro. Voglio, dammi il feedback. Perché? La figlia dovrebbe andare dalla madre e dire tu hai sbagliato qui e là. Rilassiamoci, tutte le figlie, comprese le mie per prime, sono una sequela infinite. Prima li verbalizzavano quando erano adolescenti, adesso hanno lo sguardo un po' di compatimento. Ma ok, ci sta, però quando ci sono quei momenti dove loro capiscono. L'altro giorno parlavo con mia figlia Irene, che è la più grande, quando le dicevo, guarda, un genitore è umano, siamo umani, possiamo fallire, possiamo sbagliare. Lei mi ha guardato e fa, ah, l'ho capito. Intendendo, no? Tutto questo. Ed è vita, ed è così. Nelle famiglie ci sono traiettorie, saette. Litigi, proiezioni, perché è tutto molto forte, è tutto molto vicino, è tutto molto stretto e fa parte del gioco, fa parte del copione. Se noi, se noi siamo consapevoli, intanto siamo più benevoli con tutti i nostri errori, ma non per così sederci, ma per capire che siamo tutti umani, che siamo tutti uno. E quindi fa parte, ragazzi, la ribellione dei figli è fisiologica entro una certa età. A un certo punto il libro o il messaggio è facciamo pace, questi ti hanno dato quello che avevano, adesso tu con quello che hai ricevuto cosa ci fai? Restare a recriminare, cioè a 15 anni è fisiologico ribellarsi. Perché stai cercando la tua strada e devi distruggere e fa parte del gioco. E se tu a 50 anni sei ancora lì che batti becchi con tua mamma, c'è un problema. Io sono stata una adolescente molto tardiva e l'ho capito e lo dico ovunque, questo fa parte della mia missione, cercare di aiutare le persone a mollare lì le zavorre. Ci ho scritto due libri. Scusa, io ho risposto a una domanda, però non sono tanto sicura. I due libri si devono leggere in ordine oppure? Sono Ok. due corridoi, come lo dico spesso, no? Sono complementari. Il libro rosso è la punta dell'iceberg, si parte dalla relazione. Il libro blu affonda nelle radici. Se tu vuoi, nella ricerca si chiamano diversi questi approcci. Top down, quando tu parti dalla punta dell'iceberg e vai a cercare le ragioni, o bottom up, quando tu parti dalle radici e vai verso l'apice. Quindi decidete, di sicuro se ne leggete uno, leggerete anche l'altro perché si parlano, quindi sono 500 pagine e con calma, volendo, potete approfondire relazioni, famiglie. Io
Non ho ancora letto Bollo Rosso. Ho ammazzo iniziato Alexander. tre volte a leggerlo. La terza volta a una frase ho pianto per un'ora, l'ho rimesso lì da parte. Ma li leggerò Ognuno sicuramente. quando avrà il suo tempo, no? Anch'io smetterò i carboidrati, però sono stata, ho calato tanto, dai, sono brava. Questo è volendo comprendere, altrimenti navigheremo al buio. Molte persone hanno paura di conoscersi. Perché? Perché così non posso più dare la responsabilità all'esterno. Dopo devo fare i conti con col mio senso di responsabilità. Il mio senso di responsabilità. Sai, sono. Allora, Aspetta se. che faccio vedere i libri a questa signora. Questo è il secondo libro, si chiama Di troppo poca famiglia. Questo è il primo libro che Elena ha buttato via, che No, si ce l'ho chiama a Di bilancio. E sono lì troppo, si vicini chiama insieme, Di stanno anche troppo bene. amore. Vedi che sono anche belli, uno è blu, l'altro è Molto. rosso. Di troppo amore e di troppo poca famiglia. Sono dello stesso editore. Rimane registrata la diretta? Sì. Sì. Tra l'altro questa volta apparirà anche sulla tua pagina, se Cross-posting, vuoi. che hai imparato a farlo, era già dall'altra che ti avevo Mi ha insegnato insegnato tu. io. È interessante. Quindi, volendo andare a vedere dentro, sta a noi andare a aprire quella valigia e comprenderci. Non è per tutti, perché appunto è un libro, sono libri che ti portano a riflettere su di te più che puntare il dito verso gli altri. Quindi non c'entra 55 anni se uno ha paura, paura sempre, no? Se siamo stati abituati anche in famiglia a dire che la colpa era del governo, la colpa era del clima, la colpa era del papà, la colpa era del vicino di casa, avremo questa modalità nel mondo di puntare il dito all'esterno per non guardare noi stessi. È molto comune, eh? Cioè non è che ci sia da scandalizzarci. Facciamo questo per chi vuole capire se stesso, è un viaggio interessante. Io non potrei pensare a qualcosa di più affascinante, di un viaggio più affascinante che non quello della conoscenza di sé. Perché se no, appunto, facciamo come ha fatto la signora che ha detto prima che sua figlia le fa fare da madre. Inconsapevolmente, vedi, l'inconsapevolezza ci fa fare queste robe qua, ma l'inconsapevolezza in tutti i settori, eh? Anche pensare di risolvere la tua ansia mangiando tanto è un tentativo di riparare, però a volte per riparare facciamo più danno. Non può essere tua figlia, tua madre. Tanti genitori dicono: mio figlio mi ha rimesso al mondo. Tu pensa. Che pesantezza per un figlio, che responsabilità. Oppure l'altro giorno, guarda, ieri mi hanno girato un meme di uno famoso che cosa faceva, che festeggiava il compleanno baciando sulla bocca la madre davanti, era il compleanno della madre, e si baciavano davanti alla torta il figlio e la madre sulle labbra. Tutto contento dicendo You are my sunshine. Uno dice, mamma mia, quanta non conoscenza. Ecco, Mia, questa cosa di baciare i bambini sulla bocca. Io non sono d'accordo, perché la bocca è un organo totalmente eroticizzato. E che messaggi dai a tuo figlio a proposito dei confini? Molto interessante questa cosa. Ci sono zone erogene, cioè i figli devono stare fuori dalla coniugalità dei genitori. Una cosa che rabbrividisco e ne ho parlato nel libro di Troppo poca famiglia, sono quei figli che mi vengono a raccontare la vita sessuale dei genitori. Sì, certo. Persone di 50 anni che vi dicono: eh sì, perché mia madre si lamentava di mio padre che era impotente. E io dico sempre: come lo sa, signora? E mi dice: beh, perché mia mamma si confidava con me. Vi prego, i figli fanno i figli, i genitori fanno i genitori.
marito e moglie fanno quello che fanno marito e moglie. Il padre fa il padre verso il figlio o la figlia e la madre uguale. Non si può mescolare i ruoli perché si crea Però caos. si può, però chiaramente immagino che sia sano parlare di sessualità in generale Non della per, mia, non per no, raccontare, per cioè, spiegare come sì, funziona la ma questione. un'informazione diversa da un fare Certo, confidenza. C'è un certo. casino fotonico. Fedez, per citare un personaggio pubblico sotto gli occhi di milioni di persone, il giorno della mamma ha messo una foto. Lui, sua mamma, sua suocera e sua moglie scrivendo alle mie mamme. Tua moglie non è tua madre e tu non Però è sei. la mamma dei suoi figli, sicuramente l'ha intesa in questo senso. Mi auguro. Alla madre dei, fai un post dedicato alla madre dei tuoi figli e a mia moglie. Cioè, i ruoli, quante donne fanno la mamma del marito e parlano solo del marito, ma non sanno nulla di sé. La E se figlia la si figlia confida, che si confida? la madre non può essere la confidente sessuale della figlia. Non è questo che si fa. Cioè, ti faccio parlare con qualcuno di esperto. Questo è sano. Cioè, la madre non può essere tutto snaturando. Scusami, Amelia, però su questa cosa qui, no? Cioè, io penso magari a come ci siamo evoluti. Cioè, una persona giovane chiede a una persona con più esperienza un consiglio, cioè, perché non va bene la sessualità? Cioè, se te lo Dipende. devo chiedere sul cibo, per esempio, su una ricetta posso, ma No, sulla no, sessualità no. la sessualità fa parte di un sé privato. E se io non coltivo il sé privato, cioè se, dipende, se mia figlia mi chiede cos'è un'ovulazione, quando è che una donna è fertile, ma se lei mi si viene a confidare sulla sua sessualità, lì sconfiniamo e dico ti porto da una persona che si occupa di questo. Perché non posso essere l'amica con cui tu ti confidi. E quanta gente dice mia figlia e mia figlia siamo migliori amiche. E state inguaiate. La madre, cioè se non manteniamo il ruolo, gente, cioè davvero, pensiamoci. Cioè, pensiamoci. Se io so cosa succede in camera da letto dei miei genitori, cioè quello deve essere la scena privata. È imbarazzante, tant'è che queste persone a cui una mamma non è un'amica, perché allora ditemi che cosa fa la madre. No, è agghiacciante da un certo punto di vista, da un punto di vista psicologico, ragazzi. Poi dopo non ci sono più sponde, non ci sono più confini. Se io non so tenere una madre è una persona che ti cresce ed è più grande di te. Se la relazione diventa orizzontale, si snatura la relazione. Amelia, una domanda importante. Lasciare in casa figlio adolescente con fidanzata sapendo che fanno sesso, che faranno sesso, sì o È un argomento molto delicato, molto delicato. Se io non devo più, lì c'è un tema forte a livello concettuale. no? Io non crescerò mai. Se io in casa vengo nutrito, vestito, lavato, accudito, mangiato, e anche ho la possibilità di fare sesso in casa, io da lì farò molta fatica a uscire. Resto sempre invischiato in un copione di figlio irretito in casa. Cioè, allora, se il figlio deve andare a procacciarsi il cibo, come atavico, no? Come comportamento. Tu quando è che ti emancipavi? Parliamo proprio a livello tribale. Quando tu molli, esci dal tuo nido e vai fuori a cercarti il cibo, a cercarti la tua compagna e ti fai un altro nucleo. Se io ho tutta sta melma in casa, se io ho tutto sto cotone, sto burro, che non mi, burro e zucchero, perché è una metafora che uso nel libro, no? La famiglia burro e zucchero. Quando è che io avrò la spinta per andare
a cercare fuori. E la mamma protettiva dice: però è peggio se lo fanno fuori, ci sono i pericoli. Devono imparare a gestirsi l'adultità ai figli. Dove imparano se non c'è un minimo di scomodità? Quando è che diventa autonomo se non sai trovarti un posto dove andare a fare sesso? E se non affronti questa difficoltà, se è tutto già apparecchiato, se è tutto già a disposizione, quando è che il figlio diventa? Mi auguro che almeno se succede, succeda di nascosto, ma molto di nascosto. Perché se io apparecchio, cioè questi figli, poi, mio figlio a 40 anni non va via di casa. Infatti due domande. Ragazzi, ci sono ragazzini di 15 anni che dormono ancora nel letto con i genitori. È un problema grave. È un problema grave. Ecco, parliamo un attimo di questa cosa. Ma è giusto che i bambini, anche piccoli, dormano nel letto dei genitori? Allora, io, uno psicologo, non può decretare il giusto o sbagliato, può parlare È degli sano? effetti di questo o di quell'altro. Sì. Che cosa favorisce lo sviluppo e che cosa lo trattiene? Se tengo mio figlio a 15 anni nel letto perché è bello, intanto io lo uso come cuscinetto fra me e mio marito se sono ancora sposata. No, ma Quindi, lasciamo perdere i 15 anni, parliamo di quando sono piccoli, il dai. cos sleeping è una cosa molto dibattuta, cioè se io voglio, se il mio compito come madre è favorire l'autonomia di mio figlio, perché cosa lo faccio a fare il figlio? Per tenerlo o per passare la vita e andare nel mondo? Già qua no, ci sono due binari. Ok. Cosa favorisce l'autonomia e lo snodo graduale? Perché è bellissimo tenere un neonato in fasce al petto. Ma se il bambino ha 3 anni e lo tiene ancora cioè ogni tappa evolutiva va rispettata. Se è il compito di un genitore o di un caregiver favorire l'autonomia, tenerlo nel letto, pensiamoci che effetto fa. Lo tieni nel letto per te o per lui? E molto spesso le mamme ti dicono: sono io che non voglio, mi piace tenermelo lì. Quindi figlio è il tuo tappo emotivo, è il tuo cerotto. Io proprio queste cose non le capisco, perché non ce li ho i figli, però. Che strano, cioè, stranissimo. Ameia, è sbagliato dire ti amo al proprio figlio? È sempre la stessa cosa del baciarlo sulla bocca. Dov'è l'esclusività? Se io orizzontalismo, sì, orizzontalizzo tutto. Quando è che io sperimento l'esclusività di quella relazione e quell'altra? Cioè, se tutto un tia, cioè, che differenza c'è tra me e tuo papà? Tra me e mio papà, potrebbe dirti tuo figlio, no? Dire, ok, allora, a un figlio gli si vuole bene, perché il ti amo ti porta. E poi tu dite, l'obiezione, perché ormai adesso tutte le obiezioni è però in inglese c'è I love you. E lo dice a tutti. Pensiamoci alla valenza, alla protezione del legame, a tenere puliti i ruoli. Più tu li confondi, più la persona avrà casini, più il bambino o l'adolescente avrà casini quando andrà a farsi una relazione adulta. Ma pensiamoci, usiamo il buon senso. Se una mamma dice tu sei il mio fidanzato, lo dicono, Elena, non fare quelle facce No, lì. no, Lo no, vabbè, dicono. ho capito, ma e non si rendono conto che è Ma sbagliato? no, tu sei il mio fidanzato. Tu guai se ti prendi un'altra fidanzata, la tua mamma. Devi amare solo me. Sono frasi che nelle case frullano così. La fidanzatina del papà, ma cioè, su TikTok, io non sono su TikTok, ma ogni tanto qualcuno mi gira dei video. E tantissimi, ci sono tantissimi video su genitori che baciano i figli sulle labbra e tu sei la mia fidanzata, la principessina del papà, cioè è proprio dargli già in mano un copione che sarà molto difficile poi scardinare. Quindi pensiamoci che cosa è funzionale alla crescita degli individui. Cosa
cosa favorisce l'autonomia? Perché la dipendenza affettiva, che è quello di cui io mi occupo dalla mattina alla sera, quando è che diventi autonomo? Chiaro che l'autonomia di un bambino di 1 anno sarà quella, diversa da un bambino di 5 anni, ma io, educatore, devo averlo presente che il mio scopo è di esserci, tenere, tenere, poi man mano allentare questo supporto. Senti, Meia, però c'è un po' di confusione sulla questione genitori, il fatto di parlare di sesso con i figli, cioè non della propria sessualità, cioè dell'argomento sesso. C'è un po' di confusione, si chiedono, ma perché possiamo dare consigli su tutti gli argomenti, ma non su questo? Cioè, non è un po' un tabù? Ragazzi, allora, partiamo da una premessa fondamentale. Esiste un sé pubblico e un sé privato. Coi social ci siamo incasinati e questa roba ci ha confuso ancora di più. C'è un sé privato. Dov'è lo spazio del sé se io racconto tutto alla mia mamma, ma anche se racconto tutto alla mia amica ti deve far pensare? Cioè, dove sono le tue porte? Quando è che tu stai con te e c'è una stanza dove non entra nessuno se non il tuo compagno? Io posso dire a mia madre, a livello generale, l'educazione sessuale, esiste questo, esiste quello, esiste là. La confidenza orizzontalizza, ripeto. Quindi la madre intanto che consigli dà? Cioè, tu, il ruolo di una madre è dare consigli? E ti consiglio di usare questo preservativo piuttosto che quell'altro. Tra l'altro c'è stato, cioè, ma arrangiati, sei adulto, scegliteli tu i preservativi. Questo è l'atteggiamento. Uno. Due, c'è stato un casino pazzesco di quella pubblicità della mamma con il toy, no? Sui cartelloni pubblicitari che poi è stato censurato. Non so se hai seguito, No. Elena. E c'è stato per la festa della mamma una casa che produce sex toys, aveva fatto una frase che adesso qualcuno magari ce la ricorderà: la mamma non si tocca, con il vibratore. Wow, E che bomba! la destra si Wow. è, no, ribellata dicendo che era una pubblicità blasfema, eccetera, eccetera. Io non ho una posizione politica, per me non è, lo psicologo non si mette giusto o sbagliato, ma quella pubblicità, se apre lo spazio, no? Cioè, è come se si creasse un po' di confusione. Allora, la mamma, quando fa la mamma, non fa la pornostar, per dire, a parte che il sex toy non lo usa solo la pornostar, è una provocazione. Quindi, cioè, attenzione a questi sconfinamenti. Perché qual è il messaggio? Qual è la postura che c'è dietro a quella pubblicità? La mamma fa quello che le pare quando dipende in che ruolo è. Ma la mamma che esibisce i suoi vibratori ai figli, a voi sta bene? Ma non lo so però, sai, Amea, perché tante volte, cioè, sul sesso, io non ho una posizione su questa cosa, perché siccome c'è tanto tabù sul sesso nella nostra società, dato dalla Chiesa, dalla nostra religione, perché in altre società non c'è tutto questo tabù sul sesso, cioè se vai in Nord Europa sono molto più aperti, per esempio. Quindi non lo so, io faccio molta fatica. Cioè, per me il fatto che, di poter parlare di un'educazione sessuale con i figli, a me sembra una cosa È abbastanza. educazione o vedere il cassetto di tua mamma con dentro il vibratore? No, 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 no. Parlo di. No, perché prima, quando la domanda che aveva fatto prima la persona, quando diceva perché possiamo dare consigli su tutte le cose, ma non sul sesso. Quindi io mi riferisco a quella roba lì, no? Quindi secondo me. Ci sta, cioè come io cerco di educare i miei figli È a diverso, sposare Elena, bene. perché tu vai a mescolare capre e cavoli. Un conto è dare un'informazione, un conto è dirti che io e il papà andiamo nei privé. No, quello sono d'accordo con te. Cioè, quello è una sfera privata che
Boh, non lo so però, perché magari quando ormai siamo adulti, non lo so, Amelia, non lo so. Pensa però questa cosa scrive. Pensi, dottoressa, ho sempre dato della stronza a mia mamma perché si è tenuta la sua intimità per sé. Nemmeno in camera sua poteva entrare. Per me era non condivisione rimanere fuori. Ora capisco. Mi saluti sua mamma. E complimenti perché c'è un posto dove tu non entri. E questo gli va insegnato a un figlio. Ma non è un posto solo fisico. È un posto della psiche, è un posto mio, perché se vedo mia madre che ha dei confini, io dopo riuscirò a confinarmi. Vedi? A me non interessa della vita sessuale dei miei genitori, alcuni figli sono in imbarazzo, perché non è una roba da genitori e figli, la confidenza e la condivisione dello spazio del sé segreto, del sé privato. Quindi, andare a chiedere a un figlio quante volte l'avete fatto, dove l'avete fatto, per me questo è intrusivo. Se non lo capite, No, ma quindi. questo sì, Amelia, però scusa, facciamo un esempio, no? Facciamo un esempio concreto. Metti che la figlia è sposata, quindi è un'adulta, no? È un'adulta. Il marito ha problemi di erezione, che ne so, faccio un esempio Lo devi banale. dire alla mamma? Ma perché no? Ma perché sì? Cioè, è una cosa che compete a tua madre, la tua vita sessuale nel letto. Questo vedi che se io non riconosco che questo non è il tema. Ma perché no? Cioè, perché non ne posso parlare? Cioè, è un altro essere umano, Ma cioè, nel senso, perché devi siamo andare a dirlo con adulti. la mamma? No, no, Elena, questo vedi, va a snaturare il legame. Se tu dici, guarda, io non sono felice della mia vita con mio marito, la mia vita sessuale, se venisse mia figlia, io direi, parlane con un esperto perché ne hai tutto il diritto di approfondire. Ma non posso essere io a darti consigli. Vai da un sessuologo, vedi che c'è gente, ma per carità. Perché cioè, la madre non è una sessuologa, la mamma non fa quello. Ti metti orizzontale con la madre. La madre Però entra scusa, però nella tua scusate un camera da attimo, letto. aspetta un attimo però, facciamo un esempio, no? Perché qui è proprio, secondo me, è una questione di conversazione, cioè se mi fa male un ginocchio, dico, mamma, mi fa male un ginocchio. Vai dal dottore, ti dice tua mamma, Sì, vai però glielo posso dall'ortopedico. dire, cioè non è che non glielo Ok, posso dire. io da mia madre non sarei mai andata a dirle mio marito ha problemi perché non Ho è il suo capito, però tu ruolo. sei anche una generazione un po' diversa, no? E tua madre è ancora più diversa. Ok, ma non cambia quello, cioè deve rimanere perché altrimenti poi ci confondiamo, Elena, e si crea tutto sto casino. E il bacino sulla bocca, e la fidanzatina del No, però papà. sono cose diverse. Cioè, quella è una. Ah, aspetta, tra l'altro c'era una domanda interessante sul bacino della bocca. Chiamare amore il figlio o il papà, cioè la figlia che chiama il papà amore o il papà che chiama la figlia amore o chiamare, non so, io i bambini, non miei, li chiamo amori, non lo so, amore, non lo so, è tenero, mi viene naturale, è sbagliato? Allora, ci sono livelli di gravità. Dire al suo figlio sei il mio amore è vero che abbiamo un amore materno verso il figlio. Stiamo attenti perché scivolare fuori dal ruolo è un attimo. Guarda, ci sono un sacco di persone, Elena, che ti dicono molla la presa perché il ginocchio non fa parte del sé privato. E quindi cioè, dobbiamo stare attenti. Ricordiamoci i ruoli. Nel Vabbè, letto però siamo. scusate, allora anche una depressione potrebbe far parte del sé privato, però uno, cioè, non è che mi dite, ah no, io non direi mai a mia madre che sono depressa. Ma Cioè, ascolta, secondo Elena, me il è. sesso, scusate, è un tabù ancora nel No, non 2023. è questione di tabù. Se allora mettiamo tutto sullo stesso piano, abbiamo grossi problemi. Abbiamo grossi problemi. Il confine cioè nella camera da letto. Almeno lì teniamo un punto. C'è un sé privato che, guardate, siamo molto, questa storia della modernità, stiamo perdendo, ne ho parlato anche con un sessuologo, di tutta questa esibizione delle malattie, di tutto, si può parlare di. Ok, ma ricordiamoci che cos'è privato, perché addirittura se mettiamo le telecamere durante.
la seduta psicologica, come ha fatto Fedez, che ha filmato quel suo, quando gli è stata fatta la diagnosi, cioè davvero, ma dov'è il sé? Dov'è lo spazio del sé? Riflettiamoci, perché attenzione, con la scusa di essere moderni, perdiamo un po' di vista l'essere umano e la Attenzione, scuola. Ameia, c'è il titolo del prossimo libro, Di Allora. troppa modernità, propongono. Io non lo so se scrivo un terzo libro, ragazzi, ve lo dico, anche perché insomma non lo so. Adesso ci penserò. Magari voi mi date poi, aprirò una box, suggeriscimi il titolo del tema del terzo libro. Senti, ma quando è che la teniamo lunga qua? Perché io ho una call, secondo me, devo fare una Va call. bene, però scusa, ti faccio solo una domanda, poi ti lascio andare. Prima c'era una nonna che dice: io mangio sano, mia nipote adolescente mangia un sacco di schifezze. Posso dirle qualcosa? E Ah, se sì, in che modo? soprattutto verrà ascoltata. C'è un mo', Allora, cioè. mi è venuta un'intuizione, Elena, che va bene sia per questa cosa che per quella del Sì. sesso di prima. Tu, andando a parlare del problema di erezione del marito, violi la privacy di tuo marito. E questo nessuno l'ha scritto. No, sì, una persona prima l'ha scritto, Meno sì, male, adesso grazie, perché io ultimamente. nel fervore di difendere la mia posizione mi è venuto in mente adesso, no? Ok. E quindi andare a dire alle persone cose non richieste, cioè tu mi puoi dire, Elena, non mangiare la cosa con i carboidrati, mangia questa che ha più fibre, ma se io non ci arrivo, la roba entra di qui, mi esce di là. Quindi. E la nonna che va a dire, anzi l'adolescente poi che deve individuarsi, che deve dimostrare che lei è già grande, che lei ha capito di più, che lei deve far diverso, farà l'esatto contrario. Perché i figli non fanno quello che tu gli dici, assorbono dei modelli. La nonna può alla domenica fare dei pasti sani e se la figlia e se la nipote partecipa, può offrire un modello, può dire che è bella questa cosa che è buona e fa anche bene, ma dire no, non mangiare, non bere la Coca-Cola perché ti fa male. Cioè, il figlio si va a bere cioè, dalle pozzanghere, di sicuro, perché non siamo pronti ad andare dal sessuologo, dal nutrizionista né dalla psicologa. E con questo ci salutiamo. E questo è Elena, no? Dare consigli non richiesti. Dare consigli, ma scusami, Ameia, perdonami, ma non è il ruolo di un genitore Dare quello di consigli. educare, no, di educare. Cioè, per esempio, facciamo l'esempio della nonna, adesso poi la nonna non lo so bene, però metti che sia una mamma, no? Invece che una nonna. Cioè, non è il ruolo del genitore quello di cercare di spiegare al figlio appunto Ah, come funziona il figlio sta lì e l'alimentazione. prende appunti e fa così con la testa. E ma allora cosa fa il genitore? Il genitore offre un contesto, crea un setting. Il figlio assorbirà non le parole, Elena. Assorbirà dei modelli. Assorbirà, cioè, ad esempio, facciamo questo esempio Ho cretino. capito. Il mio padre fuma. Mio padre fumava tantissimo, fumava 2 o 3 pacchetti di sigarette al giorno, ma ti parlo degli anni 70, e fumava, aveva le dita gialle, no? E a un certo punto ho cominciato a fumare. Tanto quando ero giovane io fumavano tutti nei cinema, e lui fumando 3 pacchetti diceva non fumare. Ma secondo te? Io ascoltavo, cioè quello che era passato, che era fumare, era figo, era bello e si poteva, si può. Quello che passa nella famiglia è questo si fa o non si fa, si può fare o non si può fare, ma non verbale. Se io vedevo mia madre lavorare la domenica, quello per me si è mappato qua dentro e si può, si fa. Io
visto fare delle cose a non lo so, adesso non mi vengono in mente altri esempi, però il bambino recepisce che si può fare perché vede i grandi farlo. I miei nipoti svizzeri si tolgono le scarpe per entrare in casa, ma lo facevano a 3 anni, mettevano lì le loro scarpette perché in Svizzera così veniva richiesto. Si fa così nella famiglia. Si assorbono i modelli, ma non i modelli verbalizzati, i modelli che tu vedi fare. Se tu vedi tua madre che prende le botte, quando avrai un fidanzato che ti dice sei una cretina, tu dici vabbè, si fa, ci sta, si può. Tu non sai, ascoltando le storie delle persone, quanto questo è evidente. Mia madre diceva a mio padre cosa doveva fare. Mia madre metteva i vestiti sul letto a mio padre e io vivo per far da mangiare a mio compagno, esempio. Perché relazione uguale quella roba lì. Noi assorbiamo, dice, quindi relazione uguale a questa roba. Il casino è relazione uguale prendere le botte, relazione uguale umiliazione, se ho visto questa roba. Ha un bel da dire la madre a dire non fare come me. Perché dovrei non fare come te? Ci vuole molto, cioè che non vuol dire che io prenderò le botte tutta la vita, ma mi verrà naturale lasciar passare i segnali, lasciar passare tante cose perché? Perché non sono stata educata. Quindi i genitori forniscono modelli con le loro azioni? No, Ma va? è una domanda, ho capito bene? Sì, è certo che sì. Ok, bene. Assolutamente sì. Molto E interessante. io da adulta vado a vedere sempre se sono in questa prospettiva di conoscere come sono al mondo, che cosa sto replicando? Ed è transgenerazionale, non è solo mamma figlia. C'è un filone, chiaro che si adegua alle epoche, però vado a vedere, porto il dolore di mia madre, porto l'infelicità di mio padre. Come io sto reinterpretando questo copione nella mia famiglia? Vai a vedere. Per me è così affascinante di vedere, no? Di guardare il tuo albero e guardare quali sono i tuoi ingredienti. E tu che ti occupi di componenti, di composizione, no? Degli ingredienti, di tutte le etichette, vai a vedere quali sono gli ingredienti vai indietro. Più si va indietro, più è interessante. Già, perché non avevamo abbastanza problemi in questa generazione. Dovevano arrivare anche quelli dei nostri avi, Ma giusto? abbiamo, scusa, ma è come la genetica, c'è una genetica emotiva. Se tu hai i Certo. capelli bianchi, qualcuno così, di un bianco così bello, qualcuno prima di te li aveva. Non tutti, li hai presi da qualcuno. È la stessa roba. Assolutamente. È la stessa roba, la facciamo con il senso di sottomissione, il senso del sacrificio e tutta questa roba qua. Molto bello. Bene. Grazie. Grazie a te che sempre, io mi diverto sempre un sacco a fare le dirette con te perché è veramente buffo. Fin dalla prima che il mio libro era uscito da pochissime, che tu eri rimasta così, no? Perché mi avevi scritto, fai una diretta com'è perché me l'hanno detto le mie follower. È stato bello. E da allora i tuoi pacchettini sono sempre in casa nostra. Senti, ci vediamo, ti scrivo quando arrivo sull'Alpe Prestissimo, che bello. e ci prendiamo un tè. Grazie a tutti, è stato un piacere. Scrivetemi sotto se avete delle domande sotto la diretta. Ciao Amelia, ti vogliamo Grazie. bene, grazie, grazie, Anch'io grazie. a Ciao a voi tutti, e a te. grazie. Ciao belli. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.